se non ci mettiamo d'accordo saremo spazzati via. Allora bisogna che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Un punto di intesa è possibile trovare. La Commissione Affari Costituzionali del Senato torna a riunirsi domani e Casini esprime un avvertimento carico d'ottimismo. Senza vestire panni istituzionali, poi ripete in altri termini quanto espresso nei giorni scorsi da Schifani. Senza una nuova legge elettorale, Grillo arriva all'80%. Casini considera la riforma uno strumento per non darla vinta all'antipolitica e a chi fa danze propiziatorie perché fallisca l'accordo. Casini però non contribuisce a distendere il clima. A chi gli chiede dello scontro col segretario PD replica: sono amico di tutti e anche di Bersani, ma chi non sa distinguere tra i rapporti di amicizia e il resto è un piccolo uomo. Il contrasto nasce dal testo in esame al Senato. L'UDC, rispolverando il vecchio asse con Lega e PDL, vota la soglia al 42,5% per l'assegnazione del premio di maggioranza alla coalizione vincente, scatenando la reazione di Bersani che denuncia il rischio ingovernabilità dal momento che ragionevolmente nessuno potrà raggiungere quella quota, un calcolo che l'UDC starebbe facendo per favorire dopo il voto la nascita di un Monti bis, d'intesa con chi, come il PDL, ha interesse a sterilizzare la possibile vittoria dei democratici. Bersani propone un premio del 10% per la lista più votata che non raggiunga la soglia. C'è bisogno di un premio di governabilità, solo così potremo avere nella prossima legislatura un governo legittimato dal voto degli italiani e in grado di fare le cose. Il PDL però non ci sta, il premio non può andare oltre il 6%, tra poche ore si vedrà se l'uscita dallo stallo è possibile. Napolitano non allenta la morsa sui partiti, una nuova legge elettorale sa da fare per i rilievi della Corte Costituzionale e per recuperare il rapporto tra elettore ed eletto, oggi ai minimi storici, come dimostra l'astensionismo nel voto siciliano.